tutto quello che accade in città e che riguarda ogni nostro cittadino, come ho avuto più volte modo di dirvi, non deve trasformarsi in una battaglia, in una guerra, in una ricerca degli untori. Quello che capita e può capitare a un cittadino, quella di essere coinvolto in un contagio, non può essere assolutamente considerato come una colpa. È una cosa che può capitare a ognuno di noi, una cosa che può succedere. E quindi cercare di scaricare rabbia o addirittura infamare, in questo caso giovani di Agropoli, nel passato persone della nostra città, nostri concittadini, nostri amici, soltanto perché hanno avuto la sfortuna di capitare in una combinazione negativa, credo sia assolutamente inaccettabile per ognuno e credo che non sia il modo giusto di approcciare un problema come questo. Quindi per questo motivo voglio fin da ora in qualche modo raccomandarvi che l'atteggiamento deve essere, come abbiamo sempre fatto tra l'altro, di collaborazione, di sostegno e di vicinanza a chi in questo momento vive momenti di difficoltà, una malattia, un virus che comunque desta preoccupazione in chi lo riceve, nella propria famiglia, nei familiari, insomma, quindi è assolutamente inaccettabile da parte di ognuno cominciare a costruire queste liste di prescrizione o accusare chi che sia di qualche cosa. È una vicenda che può, come ho detto, capitare e che assolutamente non deve diventare motivo, insomma, di discussioni, di guerre. Questo è fondamentale che accada. Però ora andiamo a raccontarvi la giornata di oggi. Fin da questa mattina sono ripartite da parte della Musca i tamponi che sono stati raccolti nella mattinata, scarsi una decina, poi si è lavorato anche nel pomeriggio, che sono stati poi inviati all'ospedale di Eboli per il processo e la verifica. Fortunatamente fino ad ora non abbiamo avuto diciamo, segnalazione di casi positivi, quindi tamponi che si sono hanno lavorato, hanno dato esito per il momento negativo. Aspettiamo naturalmente che tutto questo processo continui, continuerà la giornata di domani e credo che notizie più complete potranno esserci, potremmo averle, credo, nella serata di domani. Però al momento ci sta comunque la notizia che non ho sentito poco fa. I responsabili della prevenzione di Agropoli mi hanno segnalato che al momento non ci sono altri casi positivi, fortunatamente questo è un fatto positivo.